Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è la mia prima sessione a Surf Casting del 2018. Sto aspettando ancora Francesco che si faccia vivo. Io sono già arrivato qua in spiaggia e vi mostrerò l'attrezzatura che userò per questa mia prima pescata. La prima canna che vi faccio vedere ve l'ho già fatta vedere nell'unboxing di questa primavera che ho fatto, che è di Surf Italy Powerhead. È una canna che lancia fino a 130 grammi, è una canna telescopica, arancione, molto bella da vedere e spero che sia anche molto catturante. L'ho già usata un'altra volta e ci ho preso i gronghi. Oggi pescheremo prevalentemente con vermi, quindi coreani e americani. È la Powerhead 130 ed è telescopica sui 4,20 m. La seconda canna che userò per questa sessione è una nuova canna che mi sono fatto, stavolta è a tre pezzi. Tiro fuori il primo pezzo, è sempre di Pesca Fishing Shop, l'ho presa online sempre sullo stesso sito Pesca Fishing Shop in cui avevo preso la prima canna telescopica. Lancia fino a 175 grammi, quindi è una canna molto più tosta ed è lunga anche questa, 4,20 m, però al contrario di quella di prima non è telescopica ma è a tre pezzi. Avevo tanta voglia di pescare per la prima volta con una canna a tre pezzi e oggi potrò iniziare a farlo, quindi come vi dicevo pescheremo con americano e coreano. Spero di pescare perché se Francesco non arriva con le esche io non posso iniziare a pescare. State con noi, spero che vedrete qualche bella cattura. Il target principale è la mormora, ma mi aspetto delle belle sorprese. A dopo. Oh, piede pure questo. Dammi i miei Starlight. Dammi adesso i miei Starlight, fra. Fra! E 50 è la ridicola. Le mie due nuove canne da surf per il 2018. Giacomo sta spinning. Si fa il tramonto? Ho preso qualcosa? Attenda la palla. Questo è il mio trancione, aspetto che si scongela, era meglio fresco, e poi ci metto i due ami. Filo elastico, io la ciccia la lascio fuori, anche l'amo mi raccomando lasciatelo fuori che si veda la punta, perché almeno avete più possibilità di ferrare. Il serra mangia male più delle volte. Ecco l'innesco, semplice, vediamo se galleggia. Comunque questa è una terza canna che decido di metterla per i serra, non si sa mai, le altre due con il verme. Ok, galleggia. Lancio, già! Beh, abbastanza, no? Eh? Ci metto sto amo qua, Aberdeen, del 6, rosso. Che ci vuoi pescare? Le ombrine, fra. L'ombrina. Però che senso, eh? No, però è un amo grosso. Grazie. Questo è un paternoster? Ha due braccioli. È il paternoster? Sì, sì, questo qua dovrebbe essere un paternoster. Aspetta che ce l'ho. Ciao! Ciao! Piacere, Andrea, guarda, come stai? Aspetta. Un po' sporche, ciao. Ah, guarda, piacere, Davide. Oh, allora? Vado, batti il cuore, davvero? Vero, sono contentissimo. Oh, sono contento pure io. Posso fare una foto? Certo! Ciao. Oh, e guarda, il posto, quel ragazzo, Metto là dopo pranzo? Sì, perché lì non so se c'è tanto spazio tra me e lui. Spigola, fra. Spigola. Subito. Funzione. Tanto qui fra. Abbiamo Davide con noi stasera. Bello, fra.
Ma è un'orata, fra. Magari. Ma la bagno! È ignorante? Ma che spina? Ombrina. Ombrina, spero. Ombrina, eh? Ombrina può essere, fra. Tira più di sempre? Io ancora devo lanciare. Ma lei c'è una doppiola. Oh, bella! Bella, orata! Orata! Bella, cazzo! Questo è un bel pezzo, eh! Per qui, per l'Adriatico, eh! Guarda. Ho visto che cazzo di roba? Come slama! Fra ha iniziato subito con una bella orata. Esatto. Vabbè, ma qui io non ho viste mai orate più grosse del mezzo chilo, eh! Qui dalle spiagge nostre? Le grosse sono rare. Io metto il coreano, anche se fra la presa con l'arenicola, sull'altra metterò l'arenicola. Qui invece metterò l'arenicola. Ok, le mie canne sono in pesca. Tu sei in pesca? Sto pescando arenicola? Sì. Cerchiamo di bissare l'orata di fra. Ah, speriamo. Sì, ma ha allentato proprio. Ma allentato, non lo so. Ce l'ho, fra? Sì. No, non è grossa. Però c'è. Probabilmente triglia. Ma se va bene triglia, eh? No, però c'è qualcosa. Ah! Micro triglia. Questa penso che... Questa è come si accoppia. Dai, ma che è? Cioè, mi ha fatto una mangiata che non era da sta taglia. Secondo me c'era qualcos'altro. Grande, Franca. Oh, a pesca di serra. Oh, se ci sta le orate, è epico. Sì, sì, vai anche tu. Clang. Tanto mangio. Se non mangiano loro, mangio io. Mangiata. Boh. Forse. Secondo me è un'altra triglia del cazzo. Che non mi fa fare cena. È enorme. Oh, sto aumentando con la taglia delle triglie. Fra, ma com'è che non prendi le triglie tu? Queste le rilasciamo tutte. No, sai perché? Perché mangiano sul coreano. E tu mi sa che non innesca il coreano. Che palle, non riesco a far cena. Una bella mangiata qua. Sì. C'è. Oh, è grossa questa, fra. Fra. Bella questa. Orata probabilmente. Speriamo. Tira, eh. Tira parecchio. Questa è una bella canna, abbastanza duretta, si incima, vero Andre? Sì, tira però. Speriamo di prenderla. Guarda, mi fammi un sorriso di quelli. Hai visto che dà le testate?
Questa era... Sì. Probabilmente sta su quest'altra... Sono passato qua. Bel pezzo, Andre, bel pezzo. Bella? Bella. Aspetta, questa però è bella, qua. Più bella dell'altra. Porca. Mi puoi dire Davide? Sì, vai. Grazie mille. Allora, questo... No, ma è semplicemente passata da una parte all'altra. Ah, passa il piombo. Ma che pesi? L'amo. Oh, okay. Scusa. No. Quanto si... Ok. A posto. Guardate. La prendo, eh. Oh, sull'amo sopra, quello lì, l'amo del 6. Bella questa, Andre. Bella. Bella pezzatura. Per qua è bella. Bella, sì. Ciao Luca. Lu, guarda che pezzo. Ne penso ho preso due, cioè ne hanno già preso. Sì. Abbiamo capito che mangiano sulla renicola. Non ce la finimo prima del tempo. Ma se mangia adesso. Ci abbiamo fa sbagliato per l'ennesima volta con le esche. Qui cosa? La testa bisogna trovare. Questo era il culo. Se uno si spezza, vero? Sì, assolutamente, guarda Andre. Pazienza, guarda. Dai Lu, e mi dà una mano. Ce l'hai dove in fondo al braccio? Qui ti ha allentato pure. C'è? No? Ha tirato, arriva. C'è adesso c'è. La seconda ferrata c'è rimasta, eh? Allora. È l'ora migliore per me adesso, tipo. Sì, io lo farei. Ma è faticoso. Tu mettessi, che mettessi adesso? Io continuerei col needle pure, eh. No. Needle? Poverino. Il needle fa tanto rumore. Hai la remicola? Sì, adesso te la do. Ce l'hai già innescata? Sì. Ok, grazie. Andrei, io non ho messo tanta di remicola. Io manco, nemmeno io. Però a me mi ha mangiato, copriva solo l'amo. Sì, anch'io ho fatto così. Sì? Tira? Tendo che stai andando verso... Non so se hai preso la canna sua. No, hai preso la canna sua. Questo, dai. Qua mi ha mangiato, fra. Su questa qui, vedi? Hai visto? Oh, mangiano oggi. Non è un'orata. Sì, probabilmente una triglia. Triglia sicuro. E orata non è, l'orata mi portava via la canna. Eccola, vedi? Lo sciolo. Lo sciolo dove? No. Come io... Questa è orata, eh? C'è! È grossa, è grossa! Dai Andre! Oh, oggi mangiano! Guardala, bella! Bella roba! Bella! Bella pure Eccola. Questa! Bella pure questa! Ma quante orate! Bella cazzo! Guarda. Pure questa bellina, eh! La faccia la soddisfazione? Questo è tre etti. Oh, è uno spettacolo stasera. Arenicola, vero? Sì. La mossa. E niente. È un chirurgo. È bellina. Bellina, dai. Sì, bella. Ripeto, per l'Adriatico è una bella taglia. Questa è 25-26. Ragazzi, queste pescate non capitano sempre. Bella compagnia. Estate piena e orate. Adesso aspettiamo la notte, magari prendiamo mormore. O anche orate, continuiamo. Fra, sei contento di prendere triglie? Ah, volete una blasfemia in diretta, non ho capito. No, non la vogliamo la blasfemia. Mamma mia che macello queste triglie. Che pianto. Fra c'è la morte pianto. Con le triglie. Non le sopporta pianto, proprio. Guarda, basta triglie, basta. Fra un po' non si vedrà più niente dalla telecamera. Dai, tiralo fuori! Se lo tiro fuori? Dai, tiralo fuori. Pronti, partenza. Mormora! Sì! Sopra. Bella! Oh, calmo.
Procediamo al rilascio, vai. Ragazzi, pure io ho preso una mormora. Sì, col coreano. Incredibile, eh? Col coreano.